buonasera a tutti. Stasera abbiamo un ospite speciale, Francesco Malavolta, che è testimone diretto da 20 anni dei flussi migratori e dei popoli in movimento alle porte dell'Europa. Ci hanno chiesto se la Fondazione Zambon avesse deciso con questo invito di prendere una posizione politica. No. Abbiamo affrontato questo tema esattamente come abbiamo affrontato gli altri di questa settimana, che parlavano di scienza, di medicina, di filosofia. La posizione che abbiamo assunto è quella contro il luogo comune, questa sì. E quindi abbiamo invitato Francesco, che è testimone diretto di quello che succede nel Mediterraneo e nella rotta balcanica e che lo fa per le più importanti agenzie internazionali di stampa e per le più importanti organizzazioni, fra cui l'Organizzazione Internazionale dei Migranti, l'UNHCR, e che è l'unico fotografo che segue direttamente le missioni di Frontex, la missione europea di protezione dei confini esterni dell'Europa. Per venire qui stasera Francesco, anzi per venire qui ieri sera, Francesco ha preso il 178esimo aereo dell'anno e ci piace accoglierlo qui, dove peraltro stamattina ha incontrato 300 studenti di Vicenza. Ci piace accoglierlo in questo che è il tempio della civicità vicentina, perché è importante portare al centro della città questo tipo di riflessioni che di solito invece riguardano proprio le marginalità. Per aiutare Francesco a raccontarci le storie, i volti, le immagini di queste persone in movimento, abbiamo invitato uno dei più acuti indagatori delle radici del presente, perché di migranti non è un'emergenza di oggi quella dei migranti, forse non è nemmeno un'emergenza, ne parleremo dopo. Comunque avevamo bisogno di qualcuno che guidasse con mano ferma Francesco, abbiamo invitato Luca Telese, potete raggiungermi? Abbiamo invitato Luca Telese, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni e al quale cedo volentieri la parola. Grazie, buonasera a tutti. Sono venuto diverse volte, un paio di volte forse qui a Vicenza, ma non avevo mai visto come la vedo ora con voi dentro questa bellissima sala. So che finora era riservata alle mostre, ma quello che faremo stasera è mettere in scena una mostra interattiva con la mente di quest'uomo e i suoi occhi trasposti su quello schermo. Quindi Francesco, sei diventato già un'installazione, come si dice ora nei posti chic. E dovete sapere che avevo visto moltissime immagini di quelle che poi ripercorreremo, ma non sapevo che tutte appartenevano a te, ai tuoi viaggi, ai tuoi reportage. E vedendo poi le tue foto, le tue interviste per prepararmi, mi immaginavo un uomo cipiglioso, alto, indurito alla vita, con uno sguardo severo. Quando ci siamo incontrati ho scoperto che dentro di Francesco c'è un meraviglioso sguardo di bambino, un entusiasmo d'adolescente e la maturità di un veterano. Quindi come ti racconteresti? Perché tu sei un uomo che ha scelto di dedicare una parte della vita al racconto degli altri, a entrare dentro la storia degli altri. Abbiamo detto come titolo di questa iniziativa la testa, ma potremmo dire anche il corpo, le mani, tutto quello che vedremo fra un attimo. Dacci solo un lampo per spiegare come racconti questa tua passione, che è molto più di un mestiere. Beh, più che passione, poi è diventato un mestiere e soprattutto la necessità, è quasi necessario essere in quei luoghi, non solo quando in pratica dove c'è la stampa, comunque i media di tutto il mondo, ma comunque essere presente sempre. Quindi una necessità quasi personale che poi naturalmente, come si diceva, è diventato un lavoro. Allora, voi sapete che una foto fra le migliaia di storie che ci sono passate davanti agli occhi e di cui abbiamo contezza, è quella di Aylan Kurdi, ha segnato quasi un'epoca, ha prodotto addirittura un cambio di politica, anche se temporaneo, nella cancelliera Merkel indurita e resistente a tutto. E allora le foto che vedrete stasera, quelle che riconoscerete, secondo me, e che racconteremo insieme, vi daranno il senso di finalmente poter dire cosa c'è dietro. Quelle che non riconoscerete, secondo me, desteranno un'emozione. Abbiamo scelto di partire da qui, perché siamo a Lesbo, credo, in Grecia, siamo nei territori omerici, e siamo alle porte dell'Europa nel momento in cui la Turchia apriva come un rubinetto
le fila dei disperati, e Francesco coglie questa immagine che potrebbe stare in qualunque altro tempo del luogo della storia, è Anchise, Enea, qualunque cosa. Che cos'è? È un vecchio. È un vecchio africano, oltre ottantenne, partito dalla costa turca, è arrivato nell'isola di Lesbo, come diceva Luca. Io ero col bastone, col gommone, aiutato dai nipoti che erano quelli che l'hanno convinto poi ad attraversare non solo l'Afghanistan, l'Iran, poi la Turchia, fino ad arrivare in pratica alle coste, coste greche. In realtà ero accompagnato da una giornalista che comunque parla l'afghano, e gli fece la domanda il perché. Lui, con una sorta di quasi desolazione, di sconfitta, rispose che per lui era la vedeva come una cosa perdente il fatto di non aver comunque il privilegio di essere sepolto all'interno della sua stessa terra che l'aveva invece visto nascere. Lui è considerato un migrante economico, non un profugo. Io credo eppure che eppure viene dal paese che ha conosciuto più guerre in assoluto. Infatti raccontava, poi si è fermato a raccontare, che lui non spaventava la guerra, l'aveva fatto anche un po' come piacere agli stessi nipoti, perché erano lì a premere ad aspettare il viaggio insieme a non tutta lo la volevano famiglia. Lasciare non lo volevano lasciare da solo, quindi considerare lui un migrante economico. Qui siamo sempre sull'isola di Lesbo, sempre la scorsa estate. Pian piano le abbiamo organizzate in modo diacronico, vedete emergere un paesaggio strano, contaminato. Da un lato la bellezza della natura più selvaggia e più marina di una delle isole di frontiera della Grecia, la Lampedusa della Grecia potremmo definirla, dall'altro questa contaminazione. Presto vedrete che ovunque domina l'arancione forte di queste migliaia, centinaia di migliaia di giubbotti. Lesbo veniva raggiunta dai gommoni e poi veniva attraversata con dei pullman che consentivano agli immigrati di arrivare fino al lato opposto, da lì sbarcare nel continente e attraversare Macedonia, Serbia, una piccola odissea. Sì. Qui siamo sempre all'isola di Lesbo, è una mamma, una giovane mamma che sulla costa turca non riesce più a trovare un giubbotto di salvataggio perché erano delle giornate di continui flussi, e decide di costruire addosso alla propria piccola un salvagente con due cassette di frutta. È la grande disperazione di una mamma, per poi proseguire, come dicevi, il viaggio. Queste sono le scene di felicità che però anche qui vanno spiegate. Sì, in questo caso ci sono sicuramente dei pianti che sono un misto di paura, di felicità, ma anche di incertezza. L'incertezza sta sul fatto che metà della famiglia si trova su un altro gommone, e la scelta è voluta. Per dividere il rischio in caso di naufragio. Qualcuno deve sopravvivere, quindi ancora non era arrivato il papà con un altro bambino e alcuni parenti, quindi c'era un po', anche se dalla lontananza si intravedeva l'altro gommone, comunque non c'era la certezza, quindi questo misto di paura. Sei arrivato e sei solo. Sì. Il cammino che si diceva poco fa, siamo al confine tra Macedonia e Serbia, in questo col giocattolo in mano, non so se col tutti lo vedono in mano, perché lo copriamo, sì. Il bambino col gioco anche in questa lunga marcia. Sì, e in realtà c'è questa fascia di terreno di circa 3, 4, 5 chilometri tra uno stato e l'altro, terra di nessuno, dove all'interno non possono neanche entrare l'organizzazione. Possono entrare solo i giornalisti con il pass, ma non le organizzazioni, quindi è una zona dove non possono essere dati d'aiuto, e soprattutto in quelle circostanze, con meno 15 gradi in un campo di fango, a farsi 4 chilometri non è facilissimo. Ancora avanti. E, i tanti sguardi dei bambini totalmente distaccati secondo, per proteggersi, ma secondo Save the Children questa fascia di minori, soprattutto chi scappa dalla guerra, se non aiutati subito rischiano comunque di avere dei problemi nel futuro. E siamo anche nella testa dei bambini, un'altra. Ah, questa è... Qui siamo nel 2011, siamo a una ventina di miglia dall'isola di Lampedusa. Quella barca che è circa 30 metri, quindi più o meno la lunghezza delle file delle sedie, a bordo di quella barca erano 800 persone stivate.
come se ognuno di voi avesse in braccio 8 persone. E nel frattempo vi raccontiamo anche la poetica di Francesco. Nel mondo dominato dal ritocco, dall'ideologia del Photoshop, lui ha scelto di essere quasi al 100% non fare tagli post-produzione. In realtà, non post-prodotto. In realtà, perché? Ma perché del giornalismo va comunque preservato, non va comunque mostrato per quello che è. Se il cielo è grigio, se piove è piove. In questo caso c'è la famosa ora blu. E qui c'è questo blu. Taglio di luci pazzesche. Sì, una luce pazzesca mare, che è tra il blu, siamo all'incirca verso le 8 di sera, dove il colore del mare quasi si sovrappone a quello fai del cielo. Fai vedere anche contrario. Loro come fai nel tempo delle macchine digitali, con un occhio guardi fuori, con un occhio dentro, è molto buffo, prova a farlo sì, vedere. Non è facile mostrarlo, però si cerca un po' di non chiudere, strizzare l'occhio come conosciamo nella classicità. Ma è anche naturale, ma in realtà ho necessità di controllare tutto quello che mi succede intorno, quindi anche il fatto di decidere di fotografare un soggetto, il fatto di tenere tutti e due gli occhi aperti mi porta comunque a cambiare scena velocemente. Andiamo avanti. Ecco, questa va veramente interpretata, poi sì. Faremo casomai una postilla. Sì. Perché ogni gesto, quando si è all'essenziale, è il racconto di qualcosa. Sì. Allora voi forse vi chiederete, ma perché, da questa anch'io. Barca espongono questo bambino come se fosse una bandiera? È veramente un segnale. Sì. In realtà me lo chiedevo anch'io, perché era la prima volta che vedevo il gesto di un bambino sollevato. Io stavo a bordo di una barca della Comunità Europea portoghese, inviata nel Mare Egeo, e avevamo le luci spente, quindi vicino a quest'altra barca c'era una barca greca, e la volontà di alzare il bambino, visto che comunque gli stessi rifugiati non sapevano la provenienza della barca, in quel periodo venivano comunque bucati i gommoni, poi farli salire a bordo e rapinati, quindi c'era la volontà di alzare questi bambini e dire un bucateci, non affondateci, abbiamo dei bambini a bordo. Io credo che solo grazie a te, forse ancora di più che con l'immagine, riusciamo a entrare dentro la testa di chi è a bordo di quel gommone. Vediamone un'altra. Qui poi la commentiamo, c'è una questo... telefonata. Hello, sir. Hello? Comandante, due turania. Hello? Hello? Hello, ok. Ok, please, sir, your position. Hello. Hello, ok, this is Italian Coast Guard. Your position, please. My position is 33.15. 3.16? Yeah, 33.15, note. Ok, 33.15. Yes, and 13.52. 12.22? No, 13.52. 52. Yes. Okay, yes, I repeat. Okay, I repeat for 52. You. Okay, I repeat for you. Adesso mandiamo anche il secondo pezzo della telefonata. Vi volevo far sentire un po' quello che succede. Il rituale. Codice. Sì, succede soprattutto all'interno del Mar Mediterraneo, dove ai profughi, ai migranti, ai rifugiati, alle persone che decidono di intraprendere il viaggio o a volte costretti a intraprendere il viaggio, viene fornito anche un cellulare, un satellitare. E già dopo pochissime miglia, visto che chi porta il gommone, spesso, anche se viene definito lo scafista, in realtà è uno di quelli, quindi comunque non ha mai condotto una barca, probabilmente ha visto una o due volte il mare, gli viene data una rotta indicativa. Una volta che capisce che la rotta non è più quella sicura, iniziano a fare delle telefonate, e le telefonate che arrivano alla centrale operativa della Guardia Costiera o altri enti, anche verso comunque NGO, dove cercano di fornire i dati primari, che sono la posizione in latitudine, longitudine e il numero delle persone. In realtà non sempre avviene, succede che questa posizione che loro leggono sul display è una posizione sfalsata, comunque non riescono, anche per problemi di lingua,
a spiegarlo. In realtà c'è stato un accordo con la società Turaya, che fa sede a Dubai, che era una società di telefonia dove il venerdì andava a casa e ritornava poi a rilavorare il lunedì, e adesso hanno un turno H24, visto anche il numero dei... Perché loro possono geolocalizzare. Sì, assolutamente, nel giro di 30-40 minuti su quel numero di telefono specifico che si fornisce c'è una localizzazione che varia di circa 10 metri, e in quel caso successivamente alla risposta della società che gestisce i satellitari viene inviata un'unità che non è sempre un'unità adibita al soccorso, ma per la convenzione di Aburgo si può anche decidere di dirottare sul posto un mercantile, una nave da crociera, comunque qualsiasi unità, certo, di transito. E forse avrete visto nella prima puntata di Nemo addirittura una barca di un gruppo di giovani tedeschi, sì, che hanno affittato una nave soltanto, sì, per andare a, sì, pescare qualcuno. Questo è un campo profughi? Sì, questo è un campo profugo, siamo ai Domeni, siamo a marzo di quest'anno, quindi 2016, era il massimo della capienza in quel periodo, siamo tra i 10.000 e i 12.000 in quei giorni, circa un 15 giorni prima di essere poi smantellato. C'è tanta gente che dice non doveva essere smantellato, doveva essere smantellato perché il campo di Domeni era diventato anche molto pericoloso. Malattie, violenze, bambini spariti all'improvviso perché comunque non c'era nessun tipo di controllo. Poi successivamente sono stati portati all'interno dei centri dove comunque, per quando restano dei centri, non dovrebbero comunque esistere, c'è comunque un minimo di controllo. Ancora avanti. Questa è tremenda, nel senso che ha una quasi un'immagine, potrebbe sembrarvi un quadro avanguardista, invece è una tomba. Sì, è una cappella. Quelli in fotografia sono i morti del 3 ottobre del 2013 sotto Lampedusa, di cui abbiamo fatto la giornata della memoria qualche giorno fa. In realtà i numeri, che non hanno una fotografia, non hanno un nome, sono dei numeri, solo dei numeri, che la prefettura dà al cimitero in modo tale che se qualcuno arriva o arrivano delle telefonate da paesi, parenti che devono identificare le spoglie, il DNA, quello è il numero di codice per sapere quale naufragio era. Sì, si cerca di risalire alla giornata del naufragio per poi capire dove è stata portata, in quale cimitero, e quindi moltissimi... È la battaglia navale dei cadaveri del Mediterraneo quella, è una cosa incredibile. In questo caso le foto, come con vi dicevo... Con a fianco i bambini. Sono tutti ragazzi morti che stanno all'interno di questa cappella, dove comunque un parente ha riconosciuto il cadavere, ha detto è lui e questa è la foto, o chi è rimasto vivo è l'aggiunta nella cappella. Un'altra. Qui siamo a luglio di quest'anno, sono quasi al confine del Mar Libico, quindi con acque internazionali, Mar Mediterraneo, sono a bordo di un'unità della Comunità Europea di Frontex norvegese, e sono i nostri terroristi, quelli che chiamano i terroristi, è tanta gente pericolosa, guardate, cioè fanno quasi paura un po'. In realtà è gente strastanca. C'era stato un naufragio con 22 morti, loro sono i superstiti, e infatti ci sono dei militari che cercano un po' di rianimare quelli che hanno perso conoscenza. E hanno fatto tutto il viaggio in questa condizione, un viaggio che è durato circa 20 ore fino al porto di Augusta. Un'altra. Ritorniamo nel Mar Egeo, altri casi di barche affondate, in questo caso anche questi li abbiamo completamente trovati in acqua senza una spiegazione, e all'improvviso dalla scaletta di questa barca greca è spuntato questo neonato. Un bimbo di 2 anni circa, che era già comunque sott'acqua, quindi solo il papà, che vedete lì, è riuscito un po' a strapparlo, a passarlo a un altro salvato che stava già sulla barca. Ancora. Ecco, questa è... Qui è la stessa giornata dei 22 dispersi. In realtà... E quello che ci hanno raccontato i sopravvissuti, 22, che poi comunque è stato confermato, erano dispersi, più
un ragazzo portato a bordo che non ce l'ha fatta, un ragazzo di 18 anni. E lì, tutto quello che non riesce a salvare una vita. Sì. Lì ho preferito, per etica, ma per tanti anche motivi personali, non fotografare dopamina, lui direttamente. Flebo. Sì, era tutto i medicinali utilizzati dai medici norvegesi per cercarlo di rianimare in 75 minuti, che sono i minuti esatti dal momento che è salito a bordo al momento che in pratica è stato dichiarato il decesso. E qui non hai fatto nulla, hai solo, cioè hai scelto proprio di raccontare la morte per sottrazione. In realtà ho fatto anche un altro gesto, avevo un rosario personale, ho cercato di farglielo arrivare nella mano, non sapendo poi la sua effettiva religione, buddista, musulmano, cristiano. In realtà poi mi hanno restituito quel rosario, invece la mia idea era quella di poterlo far accompagnare anche all'interno della tomba e tuttora ho quel rosario a casa. Questo effetto di luce è la rete sopra, è una rete sopra che serve proprio per proteggere un po' dai raggi solari i rifugiati durante il viaggio verso le coste italiane. Un'altra. Qui siamo al confine tra Macedonia e Grecia, quindi Grecia-Macedonia, e questo ragazzo che porta in braccio la propria fidanzata per 5 chilometri, che erano quel fascio di terreno di cui vi parlavo poco fa, dove nessuno può dare una mano, sui binari. È difficilissimo camminare sui binari, su quelle pietre. Ho rotto tantissime paia di scarpa su scarpe tecniche, quindi questa grandissima forza in una giornata di pioggia pazzesca, di freddo. Cosa c'è secondo te in quei volti che hai raccolto? Tenacia, spossatezza, determinazione. C'è tanta determinazione, c'è tanta fiducia. Loro sanno di essere in Europa e sperano che comunque le menti saranno dei aiutati. Più potenti saranno aiutati. Questa è la scena, è simbolo di Lesbo, no? Questa sì. Specie di contrasto incredibile fra la forza della natura e i sedimenti di una fuga. Sì, siamo lo scorso e tu hai raccontato, hai documentato poi con tante foto, ne vedremo un'altra, che diventa quasi un problema enorme di gestione, di smaltimento. Ambientale. E infatti sono arrivati non solo i volontari che si occupavano un po' di dare una mano durante i salvataggi o medici che davano comunque una mano a chi ne avesse bisogno, ma è arrivato un gruppo soprattutto dalla Svezia e dalla Norvegia che si occupava solo esclusivamente dello smaltimento dei salvagenti. Dobbiamo calcolare che sull'isola di Lesbo più o meno lo scorso anno è arrivato un numero pari a 1 milione di persone e quasi tutti indossavano un salvagente, oltre quello che erano le stesse barche, gli stessi gommoni, sì, bucati, e tutto il gasolio che poi alla fine veniva fuori dai motori e con delle panne si cercava di limitare un danno ambientale abbastanza importante. Un'altra. Qui alla fine del primo capitolo di quell'odissea, di quel viaggio, si arriva verso i nuovi muri. Sì. Questa è una famiglia che resta quasi interdetta perché fino a un attimo prima si passava. Sì. E improvvisamente il cavallo di Frisia, che a noi ricorda la prima guerra mondiale, la terra di nessuno, sì, sono le nuove terre di nessuno. Queste sono i nuovi muri. Siamo a Orgos, quindi la parte più alta della Serbia con l'Ungheria. In realtà questa famiglia, il giorno prima di partire da Presevo, che invece è la parte bassa della Serbia, tramite wifi, quindi tramite cellulare, tramite quell'elemento tanto contestato, aveva avuto come se fosse un bene di lusso, una spia di una condizione truffaldina, ecco, vedi, arrivano col wifi. Invece in realtà il cellulare serve per tantissime cose, tra cui capire che rotta fare, le mappe, soprattutto per avere informazioni a chi è partito il giorno prima. In questo caso avevano avuto comunque delle informazioni che si passava. Un popolo in marcia, sì, che racconta continuamente qui si passa, qui non si passa, qui mi hanno rapinato. Qui.
qui mi hanno picchiato, non prendete quell'autobus, non pagate i soldi della corriera perché questi qui poi dopo vi derubano e vi lasciano in mezzo a una strada. In realtà arrivati ad Orgos il giorno prima avevano chiuso la frontiera totalmente, quindi ottobre dello scorso anno, e questa bambina senza che nessuno poi gli raccontasse esattamente la chiusura del muro, ha preso il fazzolettino e si è messa a piangere. E il resto della famiglia è immobile a guardare quel muro come all'improvviso dovesse un po' sparire. Invece il in sogno. Realtà un sogno infranto. Poi la famiglia con propri soldi ha dovuto cercare un altro autobus per riscendere di 400 chilometri verso Sid, che è il confine serbo-croato, per poi fare l'altra parte della rotta balcanica, quindi verso la Croazia, Slovenia, su Austria. Queste rotte si concentra tutto il male del mondo, cioè gente che approfitta della disperazione, sì. Gente che deruba, gente che picchia, finti tassisti, ma tanti, anche, ma anche un po' di bene? Tanto bene, io ho trovato tantissimi volontari, gente che con i propri soldi arrivava in quei luoghi con le buste di medicine piuttosto che di calzini. Coordinati da chi? Così, da soli? Da soli. Ma anche ungheresi? Anche ungheresi. Io ho trovato anche tanta gente ungherese alla fine che è contraria a quello che succede all'interno del loro paese, che poi non è qualcosa di nuovo. Io andai la prima volta in Ungheria 6 anni fa e fui portato all'interno di un carcere di confine vicino a Orgos ed erano felici di mostrarmi la distribuzione del cibo all'interno di questo carcere a questi pakistani afghani venduti un po' come trafficanti o trafficanti di droga piuttosto che di armi. Dopo averli fotografati, non fotografandoli in faccia e non neanche i poliziotti, una persona della comunità europea che mi accompagnava mi ha detto: quelli non sono trafficanti, quelli sono semplicemente dei migranti. Quindi erano rinchiusi all'interno di un carcere solo perché comunque dall'Afghanistan, dal Pakistan, avevano comunque intrapreso il viaggio e si erano trovati all'interno dell'Ungheria. Un'altra immagine. Il selfie ogni frontiera. Qui il cellulare è utilizzato non solo per sopravvivenza, ma come testimonianza, identità, con un uso che farebbe qualunque adolescente. Ce l'abbiamo fatta. Hanno deciso di farsi ogni... E ridono tutti. Sì. A ogni frontiera felice. Il selfie. Sì. Che si mette poi nelle chat, sì. Che sono spesso famiglie, sono città. Sì. Se poteste frugare fra questi WhatsApp, ma proprio, uscirebbe fuori il racconto. Proprio grazie ai cellulari c'è un poliziotto che si occupa proprio di cercare le persone scomparse grazie a Facebook. Ne ha già trovate una quarantina e sta in Sicilia ed è un ispettore della polizia municipale alla prefettura. Qui per esempio l'inquadratura è scelto... L'hai scelta, eri impegnato nel racconto, perché sembra proprio quasi posata. Sembra quasi posata. Sembra una scultura. Ma infatti il campo di grano da una parte, la vita, la luce, cioè, sì. Così. Come, qui quanti secondi per scegliere questa inquadratura? Un secondo per guardare la foto e un secondo per scattarla. Poi si abbassa velocemente la macchina fotografica per non creare anche disturbo, fastidio, perché in quei giorni c'era tantissima stampa e la tantissima stampa potrebbe... Qualcuno si è arrabbiato con te mentre fotografavi? Basta un cenno, se una persona decide di non farsi fotografare perché ha dei problemi all'interno dei loro paesi, un po' come gli eritrei o gli stessi somali, basta un cenno di una mano o semplicemente un gesto, abbassi la macchina fotografica e vai via, ti giri, vai via. Ancora? Mare Egeo, lo scorso anno. Questa è una pietà. Sì. Come oggi, perché come ieri, il 13 ottobre dello scorso anno, mentre eravamo all'interno di una barca in normale attività, io dovevo documentare il lavoro di questa barca di norvegesi, ci siamo trovati due naufraghi. Così all'improvviso non c'era comunque nessuna richiesta di soccorso. Nulla. Messi su a bordo i primi due. Dopo tanti tentativi, perché erano confusi, sotto shock, infreddoliti, hanno detto di essere stati vittima di un naufragio la notte e che a bordo erano altre 10 persone. Quindi loro sono svenuti e noi abbiamo iniziato a cercare gli altri. In realtà le persone successivamente poi recuperate erano due donne,
Dal momento che abbiamo fatto salire la prima, la seconda donna, questo ragazzo si è alzato di scatto, ha dato un bacio alla sua fidanzata, dopo abbiamo scoperto che era la sua fidanzata, e entrambi però, visto che la notte, il buio, la corrente aveva fatto dividere in vari gruppi, li aveva divisi, entrambi pensavano che l'altro fosse morto, lei stessa durante la notte, che era rimasta con la madre di lui, cercava di sfilarsi questo giubbotto per raggiungerlo nell'aldilà, quindi per morire con lui, quindi non voleva sopravvivere perché non era quasi sicura, certa, che gli altri 8 erano morti, invece in realtà poi sono... Hai altre foto loro? E qui c'è una foto nella foto, perché tante volte poi una foto è nella foto. Quel ragazzo con la mano in faccia, sì. C'è una storia pazzesca, ve la racconto perché è pazzesca. In realtà era uno che amava farsi selfie. L'ho trovato dopo un giorno sull'isola di Lesbo. Mi ha riconosciuto, mi ha stretto la mano, mi ha abbracciato, ha chiesto una fotografia, ci siamo fatti una fotografia insieme, mi ha chiesto l'amicizia su Facebook. Lui iracheno. Io do l'amicizia su Facebook, mi chiede le fotografie, gli invio un po' di fotografie perché era abbastanza insistente. Dopo una settimana me lo trovo in Svezia, ben vestito. Cioè ho detto, porco cane, cioè io ero ancora con gli stessi pantaloni di una settimana prima, gli ho detto, guarda, questo è già lì tranquillo, era lì che prendevo un caffè. Non è vero. Sì, e allora ho detto, sì, perché era il periodo dove non c'erano blocchi ai confini, quindi si passava velocemente una settimana, chi possedeva un po' di denaro, quindi arrivava. Riusciva ad arrivare velocemente. Inizia una serie di fotografie, lui prende le mie fotografie, li dà a un giornale svedese, perché comunque aveva una parte della famiglia in Svezia, e ne fa uscire un articolo, io mi arrabbio perché erano delle fotografie ancora non date neanche alla comunità europea. In realtà passano un paio di mesi e mi trovo lui in un letto di ospedale completamente la gamba squarciata, dove si era fatta una fotografia, e gli ho detto no, ma dai, basta. E tra i commenti c'era qualcuno che le date erano dello stesso giorno. Io gli ho detto, cosa hai fatto, my friend? E lui mi ha detto, mi è scoppiata una bomba vicina. Mi ha detto, come ti è scoppiata una bomba vicina? In Svezia. Ho detto no, in Svezia non mi hanno più voluto. Non aveva, i documenti che aveva presentato non erano sufficienti per richiedere l'asilo in Svezia, quindi era stato rispedito indietro. E dove era finito? Di nuovo a Baghdad. No. In realtà, dopo del tempo, adesso è ritornato, non so con che giri o altro, di nuovo in Svezia, perché poi ha rifatto una fotografia con questo aereo enorme, da solo che si faceva questa fotografia, disteso su sedili, completamente la gamba tutta con i ferri, che destinazione Svezia. È ritornato col cappottino tutto sistemato, quindi la foto nella foto, una foto che io non pensavo di avere, solo successivamente in pratica ho collegato il... Come si fa a non impazzire, noi che siamo raccontatori, scusa se mi associo, ma perché a me succede sempre... Ovviamente è più facile perché con la penna. Come si fa a staccarsi? Come fai tu almeno? Perché io fatico a staccarsi dal desiderio di seguire tutte le storie. Non ti stacchi, continui a lavorare anche quando smetti di lavorare. E te li porti dietro per sempre. Io ne ho, come dicevo all'inizio, ne ho un milione di foto. Più o meno un milione di foto all'interno. Tutte di un schedate, archivio. Tutte catalogate. Sì. Per anni, per luoghi, per committente. Quindi, se scompare la tua mente, nessuno potrà trovarle. No, questo è anche la memoria. No, in realtà la Fondazione Cresci, che è una fondazione che fa base a Lucca, che si occupa della raccolta di tutto il materiale degli italiani che a fine 800 e 900 è andata via dall'Italia, è una fondazione importantissima. Prenderà una parte del mio archivio proprio per far sì che un sparisca, per fare... Sì, ma non sapranno la storia. Non sapranno le storie. Del signore nel... Non sapranno le storie. Beh, ma prima o poi magari uscirà un libro, non lo so, non sarà male. Un'altra. E questa, qua ci dobbiamo fermare. Forse qualcuno di voi l'ha riconosciuta, è stata la copertina di un settimanale, una foto, questa veramente ha fatto il giro del mondo perché... È la foto che rompe il luogo comune, lo infrange, ci spinge a riflettere. Su questa barca, su questo boat people, sì, c'è qualcuno col giubbotto, qualcuno con lo zucchotto, ma c'è un uomo che
esce fuori dalla traversata del Mediterraneo in giacca, cravatta, regimental. E col fermacravatte. Con anche i gemelli, le scarpe nere lucide. In realtà lui, provenienza Nigeria, quattro lingue, un lavoro, quindi dei soldi, nessuna motivazione fino a quel giorno di portarlo via dalla Nigeria, costretto ad andare via per motivi politici. Quindi decide di attraversare il deserto, arrivare in Libia, e rispetto a tanti connazionali, quelli di fermarsi un po' in Libia, fare dei soldi per poi partire o ritornare indietro, il suo era un piano già programmato, quello di andare verso l'Europa. E arrivato quindi sulla costa libica, durante il periodo che Gheddafi ancora era in fuga, decise di vestirsi come tutti i giorni per portare questo messaggio di dignità. Sono arrivato con la mia divisa. Sono arrivato con l'abito che utilizzo tutti i giorni. In realtà io spedii la foto che per me risultava molto interessante, perché era un nuovo genere di messaggio, un messaggio che non portava paura, perché fa più paura quel genere di immagine staccata a, o vedere qualcuno che comunque ha un abito. Fu pubblicata in tantissime riviste e giornali il giorno dopo, dagli Stati Uniti al Canada. Ma per lungo tempo. Ma non in Italia. E dispiace. Vediamone un'altra. Questa è la vita. Sti benedetti cellulari, sì. E vi dico anche perché serve lo smartphone, perché alcuni dicono, ma non si possono acquistare quei cellulari per quelli le chiamate. Sfigati. No, senza avere un display non si possono consultare le mappe. Non si possono vedere le foto. Non si possono fare le foto. Non si possono mandare i messaggi vocali per chi non sa scrivere e non può telefonare, perché chi chiama dalla Grecia verso il Pakistan, l'Afghanistan, non può consumare 50 euro in un minuto di telefonate, quindi è costretto ad attaccarsi alla rete wifi e mandare i messaggi vocali, che un po' li trovate anche nelle vostre città quando trovate il pakistano che non fa altro che mandare messaggi chilometrici di 50 minuti e dall'altra parte poi avere la risposta di altri 50 minuti. E poi c'è il problema del ricaricarli. Quindi. Eh sì, l'altro grande business, perché arrivavano sti furgoni che... E poi non so se sono, che sono pakistani, siriani, no? Afghani, un po' afghani, di tutto. Sono mischiati. Sì, sì. Siamo... Perché anche questo è l'immigrazione, improvvisamente in questo imbuto di flussi pazzeschi, in queste periferie, alle porte dell'Europa, entrano etnie che non si sarebbero mai incontrate nella vita, classi sociali diversi, i manager e i contadini afghani, gli anziani e i giovani, quelli che vestono alla moda europea e quelli che sono usciti dal latifondo. Sì, Pozzallo, siamo a luglio. Non solo ricordo le foto ma anche le date. Il primo luglio del 2014 venivo dallo stretto di Gibilterra, mi chiama un'agenzia più la Comunità Europea, perché a Pozzallo stava per arrivare una barca con 44 morti e all'interno della pancia di quella barca ci sono 44 persone morte per asfissia. E quindi cercare di documentare anche semplicemente la barca e senza poi star lì a dover documentare a forza quello che era uno strazio. Ci siamo. Sì, quello che era lo strazio di cadaveri oramai gonfissimi per via dell'acqua all'interno della stiva, che venivano portati su con delle gru e che c'era realmente poco da fotografare. Forse la vediamo, l'abbiamo messa una. Vediamo quella dopo. No, qui sono invece gli stivati. Gli stivati. Ci sono anche le caste della disperazione, sì. Quindi chi sta sopra e chi sta sotto, in 50 sì. centimetri può riprodursi un ordine sociale e una gerarchia, e questi sono quelli che stanno più in basso. E lì, ciò che possono muovere è una mano. Sì, lì in realtà io ho notato questa botola che era aperta e c'era una quarantina di persone nello spazio di metà palco, e l'unica pezzettino di apertura era questa botola dove si riusciva a prendere un po' d'aria. A volte fanno a turno, però solo se esclusivamente lo decide chi gestisce i vari gruppi. In questo caso c'è la possibilità che all'interno di queste barche, sono barche di dimensione più grande, quindi barche da 20-25 metri, c'è il trafficante che decide come disporli. Come si fa a capire chi è scafista e chi no? E su quel genere di barca che dicevo poco fa,
Sui gommoni di solito lo scafista non è lo scafista, ma è un rifugiato. È un disperato come un rifugiato. Per quanto riguarda quel tipo di barche, quindi barche che sembrano un po' le nostre motopesca, comunque le barche un po' più grandi, di solito la polizia che arriva sul luogo, su indicazione di altri migranti, di altri rifugiati o comunque sulle pressioni si vanno a individuare i 2 o 3 probabili scafisti, che spessissimo poi vengono rilasciati perché non c'è sufficienza di prova. Un'altra. E qui siamo sempre lì e sembra veramente però un'immagine senza tempo. In realtà pensavo di aver fatto un lavoro straordinario ancora prima di salire a bordo, perché ero a lavorare tra guardie di finanza e guardie di costiera durante un salvataggio, solo che si era deciso di far continuare la barca perché la barca era in ottime condizioni, era una barca abbastanza strutturata e fare il trasbordo in piena notte sarebbe diventato abbastanza difficile. In un attimo di confusione io sono saltato a bordo della barca e ho detto vabbè, qua rischio perché si incazzeranno se sono saltato, però farò un lavoro pazzesco perché farò 18 ore di viaggio con loro. In realtà l'unica foto che ho fatto è la mattina, perché ero schiacciato, quindi fatta la foto a questo gruppo di mare mi sono appeso anch'io, ho fatto il viaggio fino a Lampedusa per poi prendermi un po' di incazzature da parte dei capi. Un'altra. I muri. E qua siamo arrivati a Gibilterra, no? Siamo nello stretto di Gibilterra, siamo esattamente a Ceuta, fra quindi... il Marocco e la Spagna, le porte della Spagna. Sì, quindi Marocco e Spagna. Sono un po' più organizzati di noi, gli spagnoli, un po' più militari, un po' più marziali, e hanno creato questo doppio muro, addirittura con con una sorta di estetica. Sì, sono... Abbiamo un secondo scatto subito dopo e credo che sia la prospettiva dalla terra, eccolo. Sì, in pratica questa è la parte finale, che in realtà hanno chiuso anche il mare. Cioè non solo hanno chiuso la terra, non gli bastava, quindi hanno deciso di fare una colata di cemento per circa 200 metri e di chiudere anche completamente lo specchio di mare che separa il Marocco dalla Spagna. Lì il numero non è altissimo perché la Guardia Civile è abbastanza violenta, utilizza i manganelli, è stata più volte comunque sanzionata dalla Comunità Europea. Però intanto lo fanno. Lo fanno. 2011, Alba. E dormivano tutti perché era un po' scuro, però qui c'è l'occhio della di un bambino. Curiosità di un bambino. Era l'occhio di un bambino curioso, un bambino che si è svegliato prima di tutti, l'unico che era sveglio era il comandante della barca, 2 militari che controllavano. Peccato che c'è l'ombra, sì. Però si vede. E poi io vedevo sta coperta termica muoversi, ho detto vabbè, prima o poi spunterà qualcuno, non sapevo che probabilmente, vista la forma, era un bambino, e quest'occhio curioso non lo sono trovato in camera, per poi giocarci col bambino, perché poi si posa la macchina fotografica, si cerca un po' di avere tanti contatti. Un'altra. Eccola qua. E questo è lo smaltimento. Sì. L'industria di smaltimento dei sedimenti della disperazione. Tra una ruspa. E ne avevano portate già via, però. E ne hanno portate già via perché questa foto risale a 20 giorni fa. Gli svedesi che vanno a fare questo lavoro? Gli svedesi, i norvegesi sono un gruppo di volontari che è tanta gente che decide di ripulire l'isola. E sono ex professori universitari, ex medici. Ancora, le preghiere per chi crede arrivare a baciare la terra e ringraziare il tuo Dio. Con un asciugamano messo a fare da tappetino rituale. Siamo sempre sull'isola di Lesbo. Di nuovo siamo tornati a Lesbo. Un'altra, bianco e nero, sotto la pioggia eravamo nel mare e adesso siamo in mezzo alla tempesta. Questo padre, che con poco di quello che gli è rimasto sulla testa in questo sacco nero, scavalca del filo, a posto di questo filo che non è stato tolto, è stato messo un muro di filo. Siamo al confine greco-macedone, in una giornata abbastanza particolare, con oltre 5.000 persone che dovevano comunque attraversare il confine, mentre le autorità greche avevano dato l'ok per 250. Avanti. La stessa giornata, bambini completamente fradici, bagnati e tremanti. Avanti. Idomeni.
dove l'assalto al treno. L'assalto al treno. In qualunque modo. Siamo a Tovarnic, la fame, Mar Mediterraneo, dove comunque per un pezzo di pane, erano 450 salvati in quel giorno dalla nave belga, c'erano, prima ancora di preparare i pasti, perché poi c'è una preparazione dei pasti, gente che non mangiava da tantissimi giorni. Dov'è che si possono incontrare un belga e un afghano? È difficile immaginare. Bene, e potremmo continuare ore, ma invece ci fermiamo con l'immagine. Voglio dire le ultime cose su di te. Se la tua macchina fotografica non ti avesse portato in questi luoghi, che altro, come altro ti saresti immaginato? Un vecchio pescatore nell'Irlanda del Nord, molto poetico, però probabilmente avrei deciso di fare quello. Perché questa urgenza di raccontare questa storia? Io la trovo la grande storia. Da sempre i popoli sono in movimento. Io sono nato in Calabria, ma vivo in Sicilia. Nello scorso anno 107.000 persone dall'Italia hanno deciso di lasciare l'Italia per trasferirsi all'estero. Ci ha sempre riguardato un po' quello che è il movimento dei popoli. Per me è necessario raccontarlo, ma soprattutto per cercare un po' anche di abbattere tramite i racconti, tramite gli incontri, quello che sono pregiudizi, e forse solo raccontando in maniera diretta quello che c'è dietro si riesce un po' a sensibilizzare un po' di più. Oggi hai avuto anche una piccola contestazione di Casa Pound, ma noi non abbiamo fatto politica, abbiamo fatto solo racconto. Ma ecco, cosa ti piace confrontarti con qualcuno che dice ma questi sono un'orda, un'invasione? Cosa gli rispondi? Ma la grande, perché è vero. La grande sfida è quella di confrontarsi con chi ha delle idee completamente diverse, cercando di smontare punto per punto. Io chiedo sempre un dialogo. Racconto la storia dei 35 euro, del cellulare, dei numeri, dell'emergenza che non è emergenza, del fatto che comunque in Italia abbiamo 8.000 comuni, sugli arrivi che mediamente sono gli ultimi anni, tranne l'anno scorso che è stato un anno un po' particolare con l'arrivo di quasi 1.200.000, pensare 170.000 persone all'interno di una nazione come l'Italia, ricollocati in 8.000 comuni, siamo a 2,5 persone a comune. Se pensiamo più a larga scala in Europa risultano invisibili e 2 persone si potrebbero tranquillamente integrare. Cosa c'è nella loro testa alla fine di tutto questo? Alla fine di questo racconto? Il ricominciare una nuova vita e forse anche la speranza di ritornare, perché c'è tanta gente che è umiliata all'interno dei campi dove le liste sono tantissime, sono lunghissime, decidono di andare in uffici tipo quello dell'OIM di Atene per richiedere tramite le ambasciate di poter ritornare sotto le loro bombe. Mi è successo di documentare una quarantina di iracheni, non solo iracheni, che umiliati da quello che sono i titoli di tanti telegiornali o comunque le azioni all'interno dei campi e la paura di non farcela, di subire anche della violenza psicologica, quella di ritornare nei luoghi di partenza. E cosa c'è nella tua testa quando torni a casa, nella tua casa a Palermo, e lasci questi scenari? Che il giorno dopo devo cercare un'altra storia da raccontare. Grazie, buonasera. Grazie.